Christian Uva di Roma, vincitore del Limina Award per il miglior libro italiano con il sistema Pixar. Come accoglie questo premio? Ma naturalmente lo accolgo con grandissimo onore, mi sento pienamente onorato di questo prestigioso riconoscimento che è stato conferito dalla Consulta Universitaria del Cinema, quindi insomma dai colleghi che in Italia si occupano di cinema, di media, a tutti i livelli e quindi per me prima di tutto è un grandissimo onore ricevere questo riconoscimento da parte della comunità scientifica a cui appartengo, ma dicevo prima è anche un importante segnale che viene dato ad uno studio sull'animazione, ossia ad un oggetto come quello appunto dell'animazione che ha sempre un po' stentato, soprattutto nel nostro paese, a ritagliarsi uno spazio, a ritagliarsi un ruolo, soprattutto dal punto di vista degli studi accademici, degli studi di carattere scientifico. Quindi per me, come dire, da questo punto di vista è una doppia gioia. Perché l'animazione ha avuto questa difficoltà ad affermarsi nel panorama del cinema italiano, secondo lei? Ma diciamo che in realtà noi abbiamo una tradizione dal punto di vista della produzione di cinema d'animazione che in qualche modo a un certo punto si è interrotta per un mutare anche degli assetti industriali. Ciò non significa che oggi non manchino esempi interessanti di produzione italiana di cinema d'animazione, penso a un caso recentissimo che ha avuto anche un ottimo successo sia in termini di critica che di pubblico come Gatta Cenerentola, ma non c'è dubbio che i cinema quando si riempiono soprattutto perché arrivano in sala appunto i prodotti per lo più d'oltreoceano e orizzonte da cui comunque proviene anche dal punto di vista degli studi appunto su questo tipo di cinema una produzione molto molto elevata dal punto di vista qualitativo. Io però comincio insomma a sentire che anche nel nostro paese la comunità scientifica si sta muovendo in questa direzione, ci sono molti giovani che stanno investendo in questa direzione, escono saggi, cominciano a uscire appunto anche libri che in maniera molto seria guardano appunto a questo campo di indagine.